Grande sogno questo, il prossimo oratore viene dalla Stanford University, dove si trova un laboratorio che è concentrato sulla scienza dell'elaborazione dei prototipi, mettendo a punto degli tool a basso costo, un nuovo approccio per la produzione di massa di un microscopio di massa che può essere piegato e realizzato come un microscopio che viene realizzato con un foglio che si piega. E diamo il benvenuto a Laurel Crowe. Salve a tutti, sono molto entusiasta di essere qui oggi a parlarvi a nome per conto mio laboratorio. Innanzitutto voglio iniziare. Mi date il telecomando per le slide? Innanzitutto voglio cominciare raccontandovi una storia, una foto, un'immagine di un luogo che il mio professore ha fatto nella Luganda, la zona rurale, un piccolo villaggio al confine tra Uganda e Kenya, e non si guarda e si nota immediatamente che c'è qualcosa di tremendo in questa immagine. Quelle lastre di cemento sono le tombe di dei fratelli di questi bambini. È una cosa tremenda perché non ce la fanno a sopportare i parassiti, la malaria. Oltretutto il sistema medico, di assistenza sanitaria in quel clima così socio-economico, il sistema sanitario non è sofisticato, non è sufficiente, quindi questa è la struttura medica più vicina che è a decine di miglia dal villaggio, dal paese. Quindi il gold standard per diagnosticare varie patologie nella fascia tropicale, l'Africa del Nord, è la microscopia. Prendi un vetrino, prendi un prelievo, lo metti e prendi esami nella patologia al microscopio e puoi dire abbastanza rapidamente qual è la patologia. Il problema è che le persone in questa regione non si possono permettere di acquistare sul campo il microscopio. Il progetto su cui ha lavorato il laboratorio si chiama Foldscope, è un microscopio che è stampato su un foglio di carta come questo, si mettono insieme i pezzi, lo si piega e si crea uno strumento piatto come questo che ha un piccolo obiettivo, una piccola lente. Utilizziamo questa specie vetrino, gli operatori sanitari conoscono questo tipo di vetrino, c'è una fonte di luce sul retro che consente di renderlo uno strumento molto durevole, e la performance che ha la risoluzione a micronica consente quindi di mettere in prospettiva l'equivalente di un microscopio per la ricerca a $2,000-3,000 e che possiamo realizzarlo ad $1 di costo. So these are pictures that were taken from a Foldscope. Immagini fatte da questo Foldscope, uno smartphone tenuto vicino all'obiettivo, di alcune diapositive, la malaria, vedete il parassita in alto a sinistra. Come potete vedere è alquanto chiaro che si tratta di uno strumento che può essere utilizzato per diagnosticare numerose patologie, numerose malattie. Vi faccio vedere una rapida dimostrazione. Vi facciamo vedere, se riusciamo ad abbassare le luci, una ape per la produzione di miele. Se l'immagine potesse essere più piatta, vedete la struttura globale e si può zoomare per modificare il piano, fa vedere i singoli peletti sulla ala di questa ape. Vi faremo vedere, se passerete al nostro stand, tanti altri esempi. Passiamo avanti adesso. So
abbiamo presentato come strumento diagnostico e abbiamo riscontrato che alquanto interessante. Abbiamo avuto tanto feedback da insegnanti e educatori che parlano di utilizzi completamente diversi per questo strumento. Abbiamo chiesto al mondo cosa avrebbe potuto fare se avesse un microscopio di questo tipo e abbiamo avviato questo progetto che si chiama il progetto dei 10.000 microscopi. Verso la fine di questo mese avvieremo questo progetto e abbiamo avuto risposte da più di 130 diversi paesi che vanno da persone che vogliono magari osservare le api o gli operatori sanitari, i farmaci, è una cosa che è veramente fonte di ispirazione. Il tipo di feedback che abbiamo cominciato a ottenere è entusiasmante e la lezione che ne abbiamo tratto e che per me è stata estremamente significativa, che non è necessario essere un medico, un professore, un ingegnere per poter porre delle domande molto profonde e non ci vuole un dottorato per andare alla ricerca di queste risposte alle domande. Le persone in questi trial sono le persone che potevano, le uniche persone che potevano fare questa domanda perché erano in contesto di una situazione in cui hanno un background specifico unico che poteva essere utilizzato. Quindi siamo riusciti a riscontrare e vedere che una ragazzina che ci ha mandata una Medio Oriente che voleva esaminare la fisiologia dei scarafaggi o un'altra persona che ha fatto questa richiesta dalla Stati Uniti, sono state unite queste persone da questo desiderio di conoscenza. E l'altra cosa che ho veramente imparato dalla partecipazione a questo progetto è che non è sempre necessario $1,000,000 per realizzare un qualcosa che possa modificare il mondo intorno a voi. A volte le innovazioni più grandi e più veloci sono anche quelle meno costose, quindi le rendono accessibili. C'è un nuovo paradigma nell'innovazione, un paradigma di business che fa sì che voi come scienziati e cittadini potete esattamente chi siete e modificare e cambiare il mondo con le risorse che avete a disposizione. Quindi la domanda con la quale voglio chiudere: che cosa costruirete? Poi la cosa più importante, quale vita verrà resa migliore da questa vostra nuova intenzione grande? Posso fare partecipare e voglio invitare tutti quanti voi alla mostra Global Shapers di sabato qui, una conferenza sulla scienza frugale. Ci sarà la partecipazione da parte di vari oratori. Sembra un evento estremamente interessante.